Grandi film italiani, sociale e anniversario dei 100 anni dalla nascita di Marcello Mastroianni sono solo alcuni dei punti della 51esima edizione del Flaiano Film Festival dal 1 al 6 luglio al Teatro Sant'Andrea di Pescara. Il direttore artistico del Flaiano Film Festival è il regista Riccardo Milani, che si è sempre detto legato all'Abruzzo, dove ha girato più di un film prima dell'ultimo successo, Un mondo a parte. La presidente dei premi Flaiano Carla Tiboni si è rivolta al neoriconfermato sindaco di Pescara Carlo Masci per superare le polemiche e trovare sinergie e soluzioni alla chiusura del teatro D'Annunzio. Lo spazio chiuso per inagibilità ospitava tradizionalmente la serata finale dei premi Flaiano, che quest'anno si terrà il 7 luglio a Piazza Salotto. Tornando alle proiezioni del Flaiano Film Festival da sottolineare gratuite, interviene il regista Milani. Ci sono tre sezioni, la sezione delle opere prime e seconde, che è la sezione della competizione del Flaiano Film Festival. C'è una celebrazione importante, che è quella che riguarda Marcello Mastroianni e i suoi 100 anni. E poi c'è la rassegna del panorama italiano con i film che hanno segnato la stagione. La passione per il cinema italiano non è una passione esclusivamente professionale. È una passione etica da parte mia, e penso sia corretto e giusto raccontare ed esaltare una cinematografia che dà molto in termini professionali e umani. Racconta bene il paese. L'esterofilia a tutti i costi non mi piace, non mi è mai piaciuta. Penso che il nostro paese abbia bisogno sì di aperture, però anche di riconoscere il valore delle cose che si fanno e che vengono dal nostro paese. La presidente dei premi Flaiano si rivolge poi al neo sindaco rieletto Carlo Masci per cercare delle soluzioni e una sinergia per la cultura. Ma io credo che questa amministrazione, la passata amministrazione, non si sia sicuramente distinta per diciamo così, per un affetto nei confronti dei premi Flaiano e anche della sottoscritta, diciamo. E spero che le politiche culturali vadano incontro soprattutto a quelle realtà importanti di eccellenza che promuovono il territorio. C'è spazio ovviamente per tutti, però guardiamo anche a chi aiuta Pescara ad essere conosciuta, ad essere internazionale. E ripeto, ci manca molto il Teatro D'Annunzio, così come ci manca il Teatro D'Annunzio, così come ci manca il Media Museum, perché in questo momento il Media Museum è chiuso, non sappiamo quando riaprirà, confidiamo nel Giubileo.